Buonasera, buonasera, bentrovati. Terzo appuntamento della stagione con l'Abruzzo del Pallone per parlare di calcio, della giornata calcistica, in particolare oggi di Serie D, visto che in Serie B, in Lega Pro, si è giocato soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato. E parleremo di calcio soprattutto in questo terzo appuntamento. Poi, con il passare delle settimane, ovviamente con l'inizio dei campionati, delle altre discipline, basket, pallavolo e rugby, ovviamente amplieremo il discorso parlando ovviamente anche di altri sport. Calcio in questo terzo numero dell'Abruzzo del Pallone con due graditi ospiti che vado subito a salutare. Ringrazio il vicepresidente del Teramo che ci è venuto a trovare negli studi di TV6, Ercole Cimini. Buonasera. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Grazie per aver accettato il nostro invito. E poi ritrovo il collega William Carosella. Grazie William. Buonasera. 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 Una battuta flash prima di vedere i risultati col vicepresidente del Teramo Cimini. Ieri a Forlì ha brindato dal vivo la prima vittoria stagionale del Teramo. Cimini, dopo due sconfitte, insomma, ci voleva. Avevamo veramente sete. È stato veramente gradito il brindisi, perché avevamo veramente sete e soprattutto avevamo bisogno. Avevamo bisogno di questa vittoria perché era molto importante. C'era stato già qualche mugugno qualche giorno fa a Teramo, il presidente Campitelli aveva avuto qualcosa da ridire, insomma la vittoria di ieri è servita per riportare la tranquillità. Io con l'età onestamente sto perdendo un po' l'udito e quindi sento molto poco. Infatti io ho fatto un bel regalo sia un po' a tutto lo staff di comprare dei tappi e delle buone bende. Presidente Cimini, soddisfatto ovviamente per la vittoria del Teramo. William Carosella, parlando del Pescara, ovviamente non può essere soddisfatto di questa sconfitta del Pescara venerdì nell'anticipo col Bologna. Eppure William, alla fine probabilmente il risultato di parità sarebbe stato quello più giusto per quanto no, visto nel secondo tempo. Assolutamente no, perché lo spiego. Quello visto, il Pescara nel secondo tempo, al di là del... l'inizio proprio del secondo tempo, dove si è vista una squadra che ha tentato di reagire, poi c'è stato anche il gol con la papera di Coppola. E sono state e questo, due le papere, perché quelle del rigore, sì, insomma, certo. Lì non c'era il rigore, però insomma sì, il portiere non è stato immune. Però c'era un rigore a favore del Pescara su Politano clamoroso, in precedenza. Cioè. Quindi io credo che tutto sia stato un fuoco di paglia, nel senso che dopo, quando è successa poi l'espulsione del portiere, l'allenatore ha tolto Cacia e praticamente ha fatto giocare la squadra in difesa, prettamente in difesa. Quindi si è visto un Pescara che manovrava, che aveva il pallone, possesso palla, però tutto sommato non è che abbia giocato contro una squadra che invece poteva però reagire. Però William, nel secondo tempo il Pescara le occasioni le ha create. Ma le occasioni le crei, la squadra, perché io sono del parere sempre che o per necessità o perché per tua scelta, se tu giochi in difesa prima o poi il gol te lo fanno. E io penso che il Pescara sia stato anche sfortunato in un'occasione in particolare col salvataggio sulla linea, però alla fine resta il fatto che tu nel primo tempo non hai giocato, hai giocato male. Non c'erano idee. Primo tempo shock. E poi c'è stato un quarto d'ora in cui il Pescara era in bambola, proprio completamente in bambola, e questo non deve accadere assolutamente, anche perché poi noi siamo rimasti veramente allibiti da questo risultato di 3-0. Con gol fatti bene. Qualcuno dice, William, che un'altra squadra probabilmente sullo 0-3 nel secondo tempo avrebbe rischiato di prendere la goleada. Il Pescara comunque ha reagito, di buono c'è stata però, la reazione. Però c'è da dire un fatto, che una cosa, che la goleada non poteva succedere, perché il Bologna ha rinunciato a giocare, ha rinunciato proprio a nemmeno alle ripartenze, e quindi è ovvio che si è giocato in una metà campo che era quella del Bologna, ma tutto sommato abbiamo pagato fortemente gli errori del primo tempo, la scelerataggine della squadra, che sicuramente non ha brillato. Come approccio? Chiedo a Cimini, ovviamente lei
dirigente, vicepresidente del Teramo, però segue tutte le formazioni abruzzesi. Insomma, questo Pescara che era partito dopo gli ultimissimi giorni di mercato con aspettative sicuramente più alte di quelle di qualche settimana fa, ha iniziato questo campionato un po' balbettando, due pareggi, poi questa sconfitta col Bologna. A Pescara, forse anche più di Teramo, insomma, c'è sempre questa pressione della piazza che vuole vincere subito. Lei, insomma, da dirigente esperto, qual è, che consiglio dà ai tifosi del Pescara? Di stare tranquilli, perché secondo me una buona società fa anche un buon calcio, quindi bisogna, innanzitutto è una squadra molto giovane, soprattutto una squadra rifatta quasi da capo, completamente un allenatore nuovo, e quindi diamogli un po' di tempo, andiamo a tirare un po' di somme verso dicembre. Oggi onestamente fare degli anticipi di valutazione, poi queste valutazioni vengono fatte fra un paio di mesi. Vedendo le immagini che ha mandato il nostro regista Maurizio Daguì, diceva: presidente, bisogna aspettare. Bisogna dare un giudizio dopo aver fatto un po' di calcio. Onestamente, dopo tre partite, dare dei giudizi prematuro. Ci siamo passati una settimana fa noi, è un po' prematuro. Anche ecco, perché io non vedo neanche tante, presidente, squadre in Serie B. Vorrei precisare una cosa: io non sto dando un giudizio alla squadra e al Pescara perché è ancora in costruzione, ma sto dando un giudizio sulla prestazione di venerdì. E quello si può fare, no? Anche il la prima partita non è che. Quindi se andiamo a valutare la prestazione del Pescara di venerdì è estremamente negativo. Allora, mentre vediamo le immagini di Pescara a Bologna, io direi, se la regia è d'accordo, di iniziare con vedere i risultati della giornata calcistica di oggi, iniziando ovviamente dal massimo campionato di calcio. Andiamo per ordine, seconda giornata del campionato di Serie A, questi risultati: ad Empoli Roma batte Empoli 1-0, Juventus Udinese 2-0, questi gli anticipi, Sampdoria Torino 2-0, Cagliari Atalanta 1-2, sconfitta per la formazione isolana di Zeman, Fiorentina Genoa 0-0, Inter Sassuolo 7-0, lo stesso risultato della prima giornata di campionato dello scorso anno. Anche in quell'occasione finì con questo punteggio tennistico. Poi Lazio Cesena 3-0, Napoli Verona, Chievo Verona, pardon, 0-1, questa è la grossa sorpresa della giornata di oggi, con la vittoria del Chievo al San Paolo. Napoli già in crisi, e poi alle 20:45 di questa sera si giocherà Parma-Milan, il posticipo di domani, di lunedì 15 settembre, sempre alle 20:45, è quello che vede di fronte Hellas Verona e Palermo. Vediamo la classifica, comunque ovviamente molto molto provvisoria, visto che siamo appena alla seconda giornata. Al comando Roma-Juventus con 6 punti, Inter-Sampdoria-Atalanta 4, Milan-Lazio-Udinese-Napoli-Chievo-Verona e Cesena 3, Palermo-Hellas-Verona-Cagliari-Genoa-Torino, Fiorentina e Sassuolo 1 punto, chiudono la classifica Empoli e Parma con 0. Il Parma giocherà questa sera, come dicevamo, col Milan. Lasciamo la Serie A, passiamo al campionato cadetto. In questo torneo si è giocata la terza giornata di andata, vediamo anche qui i risultati: Avellino Spezia 0-0, Crotone Carpi 1-1, Frosinone Bari 1-1, Modena batte Pro Vercelli 1-0, Perugia Catania 1-0, Pescara Bologna 2-3, Trapani Cittadella 2-1, Varese Lanciano 1-1, a Chiavari Brescia Virtus Entella 1-0, Vicenza Ternana 0-1. Questo è un punteggio parziale, la gara si sta giocando in questi minuti, è iniziata alle 18, siamo intorno al decimo minuto del secondo tempo. I rossoverdi umbri vincono appunto per 1-0 grazie al gol realizzato da Avenatti. Domani si giocherà il posticipo dell'Ardenza di Livorno tra i toscani e il Latina. Vediamo anche qui la classifica del campionato di Serie B, che vede una capolista solitaria al comando, si tratta del Perugia, matricola guidata dal pescarese Andrea Camplone, 9 punti, poi Ternana, Trapani 7, ma la Ternana deve ancora finire di giocare la gara di questa sera, poi Lanciano, Carpi 5, Livorno, Latina, Cittadella, Bologna, Frosinone, Spezia, Bari, Avellino, Modena 4, Varese 3 con la Pro Vercelli ed il Brescia, poi Pescara 2 punti, chiudono la classifica con il Catania, Vicenza
Vicenza, Crotone, il Virtus Entella con un punto. A Catania traballa fortemente la panchina di mister Pellegrino. Scendiamo in Lega Pro per vedere i risultati anche qui della terza giornata di andata, ovviamente relativamente al girone B, quello dove sono le due abruzzesi, L'Aquila e Teramo. Dunque L'Aquila Prato 1-1 in anticipo, gara giocata venerdì sera. Pistoiese Pro Piacenza 1-0, Grosseto Reggiana 0-0, San Marino Cararese 1-1, Spal Sant'Arcangelo 1-0, Ancona Pontedera 0-0, 0-0 anche Tutto Cuoio Ascoli Forlì Teramo 0-1, Lucchese Savona 2-2, Pisa Gubbio 1-1. Questo è un risultato parziale perché la gara si sta giocando in questi minuti. E vediamo dunque la classifica del girone B di Lega Pro, scusate, che vede Pontedera ed Ascoli con 7 punti al comando, Tutto Cuoio, Savona, Pisa, Lucchese 5, Grosseto, Pistoiese, Reggiana 4 punti, Carrarese, Teramo, Forlì, Spal 3 punti, San Marino, Ancona, L'Aquila, Sant'Arcangelo, Gubbio e Prato 2, Pro Piacenza meno 2. Come vedete la formazione lombarda ha una penalizzazione. E passiamo alla Serie D per chiudere la carrellata di risultati e poi entrare nel vivo della nostra trasmissione. Girone F, seconda giornata di andata, Campobasso a Miternina 0-0 a Castelfidardo. Credo che questo però sia un risultato non esatto, perché dovrebbe aver vinto la formazione marchigiana per 2-1, per quello che ci risulta. Vediamo se riusciamo a confermare questo risultato. Poi Chieti Celano 3-0, Maceratese Fano 2-1, Matelica Termo 1-0, Recanatese Fermana 2-0, San Nicolò Jesina 2-1, San Benedettese Giulianova 4-0, Vispesaro Civitanovese 2-2. Vediamo la classifica anche del campionato di Serie D, seconda giornata, quella disputata oggi. Ancora qualche secondo, ecco qui la classifica che vede la Maceratese a 6 punti, poi San Benedettese, Chieti, Amiternina, Agnonese, Civitanovese, San Nicolò con 4, Recanatese, Matelica, Giulianova 3 punti, Campobasso 2, poi Jesina, Fano, Castelfidardo, Termoli, Vispesaro e Fermana 1 punto. Chiude il Celano da solo all'ultimo posto con 0 punti. Allora iniziamo dalla Serie B, parliamo della partita, delle partite che hanno giocato le due abruzzesi. Iniziamo dal Pescara, prima parlavamo con William Carosella e con il vicepresidente del Teramo Cimini di questo avvio un po' stentato dei biancazzurri, battuti in casa dal Bologna per 3-2 nell'anticipo di venerdì. Vi abbiamo proposto il servizio nella giornata di ieri in più occasioni, sia nella rassegna stampa che nei notiziari dei TG delle 14 e delle 19. Andiamo invece ad ascoltare in questo caso uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico del Pescara Baroni e dell'amministratore delegato Danilo Iannascoli. In questo momento mi è difficile analizzare dopo la rete di Buchel quello che può essere successo, no? Perché comunque c'è stata una ci siamo un pochettino sciolti, no? Dal punto di vista mentale la squadra ha perso di equilibrio, ha iniziato a fare un calcio con paura. Quindi per forza questa cosa dovremo analizzarla bene, però la cosa importante è che quello che ho chiesto io fra il primo e il secondo tempo era quello di fare comunque, di costruire qualcosa, perché siamo alla terza di campionato ed era necessario fare una prestazione di grande tenuta mentale, di grande coraggio, di corsa, di vigore. I ragazzi l'hanno fatta, io credo che per quello che abbiamo visto il secondo tempo, se avessimo pareggiato la gara non avremmo rubato niente, anzi, tutt'altro. È più preoccupato per quanto visto nel primo tempo o più soddisfatto per quello che ha visto nella ripresa? No, io cerco sempre di stare in mezzo nell'equilibrio. Sicuramente c'è da fare un'analisi, perché non deve ripetersi quello che è successo dopo il gol di Buchel, perché, ripeto, Si può anche andare sotto, perché il calcio è questo, cioè, la cosa importante è rimanere con l'atteggiamento giusto, come è stato fatto nel secondo tempo. Io credo che sicuramente ci sarà da fare delle riflessioni per quanto riguarda il primo tempo, ma c'è anche da dire a questi ragazzi che il secondo tempo è stato incoraggiante, perché non era facile rientrare in campo in casa con un passivo di tre reti, e
rimanere così in partita con grande convinzione, con coraggio, con veemenza. Abbiamo attaccato, io credo, non so quante occasioni da gol abbiamo avuto, però il pari ha sfumato veramente per poco. La scelta era quella di non rischiare comunque tre giocatori come Salomon e Guana e Pasquato insieme, che potevano non avere la tenuta dei 90 minuti, e quindi ho preferito comunque partire con Lazzari, che può interpretare benissimo quel ruolo. Il calcio, i numeri vogliono dire tanto. 4 gol subiti in 3 partite sono troppi? Assolutamente, assolutamente. Dopo il 2-0 onestamente avevo molta paura, perché la squadra era quasi sparita dal campo, però fino al loro gol mi sembrava una partita equilibrata, avevamo avuto pure qualche occasione noi, poi quell'1-2 è stato chiaramente molto pesante, e poi meno male che il primo tempo è finito 3-0, tutto qui. Poi il secondo abbiamo giocato, secondo me, una grande partita, perché giocare sul 3-0 non è facile. Invece c'è stata questa bella reazione da parte della squadra, abbiamo avuto le occasioni, alla fine se il pareggio non sarebbe stato sicuramente un risultato errato, sarebbe stato il risultato più giusto, però è andata così e adesso bisogna ripartire dalle cose positive sicuramente e analizzare quelle negative per non lasciare il campo all'avversario, perché comunque in quei 3 gol ci sono stati, soprattutto sul primo e sul terzo, degli errori importanti da parte della squadra, perché abbiamo lasciato tirare 2 giocatori in modo praticamente ci siamo quasi scansati e assolutamente non va bene. Queste dunque le dichiarazioni dell'amministratore delegato, sì. Le dichiarazioni di Iannascoli dimostrano che è un uomo di calcio, nel senso che segue il Pescara da tantissimi anni, è uno che capisce di calcio e ha detto praticamente delle cose giuste, che c'è stata anche la reazione del secondo tempo, per carità, nessuno lo mette in dubbio, però stiamo giocando col Bologna, contro il Bologna in casa, il Bologna. Che aveva pareggiato con l'Entella e aveva perso a Perugia. Beh, voglio dire, aveva pareggiato, ma diciamo con fatica. Immeritatamente. Esatto. E quindi c'è anche quello da valutare per quanto riguarda la partita. Per quanto riguarda il Pescara, poi ne parliamo, del futuro, nel senso che la squadra è in costruzione, l'allenatore farà le sue scelte. Poi c'è il fatto della rosa troppo ampia e dirò qualcosa riguardo a questo argomento. Prima di tornare a parlare del Pescara col presidente Cimini, io chiedo alla regia di rimandare in sovrimpressione la grafica della Serie D, perché era sbagliato quel risultato relativo a Castelfidardo-Agnonese, che il risultato giusto è Castelfidardo-Agnonese 2-1. Dunque vediamo la classifica corretta in virtù della vittoria della formazione marchigiana, che è riuscita a segnare 2 gol proprio negli ultimi minuti. Vedete il Castelfidardo a 4 punti, l'Agnonese 1. Vi ricordo anche, anzi vi dico perché non l'avevo fatto in precedenza, che se volete scriverci per parlare con noi, con i nostri ospiti di Pescara, Lanciano, anche Teramo e L'Aquila, ci sono gli sms che potete mandare al numero 392-62-37-060. Cimini, lei aveva visto il Pescara, credo, quest'estate nel triangolare che si era giocato al Comunale Bonolis il 3 agosto. Quello era un Pescara... Era una fabbrica, era. Era un Pescara in costruzione. Quello di oggi è un altro Pescara. Qualcuno dice che Baroni è già un po' in confusione. Insomma, lei dall'esterno, però da esperto conoscitore del calcio, cosa dice? No, non mi posso permettere di giudicare. Io sono convinto che con il lavoro il Pescara, appena iniziato il campionato, può succedere una partita giocata male, però non può essere neanche giudicato il lavoro dopo 3 giornate. Io secondo me al Pescara farà molto bene questa sconfitta del primo tempo, perché poi si è reso conto che il calcio meglio non è perdere, proprio... Meglio perdere la terza Ma giornata. Io secondo me il Pescara ha capito che questo è un, deve capire che questo è un campionato molto difficile, la Serie B. Innanzitutto noi parliamo del Pescara, ma se riguardiamo il Crotone che l'anno scorso ha fatto le semifinali di playoff, c'è il Catania l'anno scorso in Serie A che è un punto. Risultati...
Bisogna capire, è il Perugia che l'anno scorso con il grande Camprone è primo in classifica con punteggio pieno, quindi bisogna un po' innanzitutto questa è la serie B. Capire che cos'è la serie B. Il Catania che era in serie A l'anno scorso. I tre scaffi che ha preso il Pescara il primo tempo, perché secondo me non può essere il Pescara del primo tempo quello che deve fare un campionato cadetto, e non è che diventano fenomeni nel secondo tempo, perché hanno, cioè quello poi praticamente va, succede il secondo tempo che il Bologna un po' ha tirato i remi in barca e il Pescara ne ha approfittato. Però il Pescara deve essere attento a quello come iniziano le partite, perché secondo me questo fa solo bene al Pescara e entrare più concentrati le prossime partite. Però non sono io la persona giusta per giudicare un campionato di Serie B, quindi. Intanto con grande tempestività la regia ci segnala il vantaggio del Pisa sul Gubbio 2-1. Partita che interessa direttamente il presidente Cimini, visto che il Pisa, insomma, Pisa e Gubbio giocano nello stesso girone del Teramo. Cimini, tra l'altro, lo possiamo dire, insomma, Teramo e Pescara hanno rapporti, parlo ottimo, delle società, di grande amicizia, insomma, nelle amicizia negli ultimi anni e di grande rispetto. Io dopo il Teramo sono il primo tifoso del Pescara, quindi io gli auguro il miglior risultati a persone serie che dirigono il Pescara Calcio. William, prima tu parlavi dei, anzi era Alfredo Giovannozzi nell'intervista con l'amministratore delegato del Pescara Danilo Iannascoli, sottolineava i 4 gol subiti nelle ultime 2 partite. Io sottolineerei anche un altro dato che credo non debba essere sottovalutato. Il Pescara fino ad oggi ha segnato 3 reti, tutte su calcio da fermo, 2 sugli sviluppi di calci di punizione, 1 su calcio di rigore. Insomma, questa squadra costruisce anche tanto, tante occasioni, ma ha difficoltà a segnare. Perché, secondo te? Abbiamo visto, io credo che abbiamo visto 3 Pescara diversi in 3 occasioni. E in particolare quella contro il Trapani, non è che... Quella è stata la sagra del gol mangiato, però. Quella è gol mangiato, non perché la squadra non abbia costruito azioni da gol. Poi a Terni non è successo questo. E c'è stato, diciamo, un passo indietro, però c'erano nuovi arrivi, giocatori che non hanno fatto nemmeno la preparazione con Baroni, e quindi c'erano delle giustificazioni per quanto riguarda quel passicino indietro. La partita di venerdì è stata una partita che sicuramente nessuno se l'aspettava all'Adriano. Ripartiamo al secondo tempo. Loro devono ripartire dal secondo tempo. Anche noi dobbiamo essere fiduciosi. Io faccio il giornalista e devo valutare quello che vedo. Però la reazione, William, la reazione è stata quella del Pescara, è stata comunque riconosciuta da tutti. Ci mancherebbe altro che una squadra che perde 3-0 rientra in campo per perdere 5-0. Oppure per rimanere sul 3-0, ma il tentativo lo fa. Il Bologna, che ha dei problemi grossi, perché è una squadra sicuramente non bravissima come squadra, non è una grossa squadra. Ti hanno convinto, scusami se ti interrompo, ti hanno convinto alcune scelte di Baroni per quanto riguarda la formazione iniziale? Lazzari in campo, Pasquato in panchina, anche Nielsen in panchina, centrocampo insomma abbastanza... Su questo non voglio assolutamente entrare perché l'allenatore è quello preposto a fare delle scelte. È ovvio che se poi un giocatore non gioca bene e magari il sostituto in panchina entra e gioca bene, credo che, però ci può stare che un allenatore abbia in mente una formazione. Piuttosto a Lanciano l'anno scorso abbiamo visto che 2-3 giocatori Baroni cambiava spesso formazione. Cambiava spesso formazione. Io credo che una squadra che gioca a pallone, io sono del parere che la rosa ristretta è sempre la migliore, perché tu Zeman non cambiava la formazione nemmeno a morire. Quindi quando Insigne giocava male, diceva prima o poi giocherà bene, però non lo sostituiva. Avere a disposizione 30 giocatori per poi gestirli, non lo so quanto sia facile.
in una piazza, ripeto, come quella di Pescara, che sicuramente è una piazza un po' esigente. Cimini, a Teramo c'è un... Io voglio dire una cosa, sì. Il Pescara deve fare una cosa importante. La cosa più importante del Pescara è dimenticare Zeman, perché Zeman non c'è più. E quelle stagioni lì capitano, secondo me, una volta ogni 50 anni, dove un gruppo di ragazzini, che oggi sono tutti nazionali, non erano proprio dei ragazzini, oggi sono sprovveduti, perché qui succede che sembrava il miracolo. Io sono dell'idea che quel Pescara è stato innanzitutto bravissimo a prendere i giocatori, valorizzare i giocatori. Ricordiamo che in quel Pescara c'era Immobile, c'era Insigne, c'era Sansovini, c'era Verratti, c'era Cascione, c'erano giocatori che oggi sono nelle prime scelte a livello mondiale. Quindi dimentichiamo quello che è stato quel Pescara, torniamo un po' con i piedi per terra, perché onestamente, se si ricorda quello che era lì, il Pescara non farà grandi cose. Ma se il Pescara tornerà ad essere umile, è capace di fare quello che sa fare, un calcio importante, si troverà anche quest'anno delle grandi soddisfazioni. Cimini, bisogna anche dire però che i tifosi del Pescara sono reduci da due stagioni abbastanza negative, insomma è chiaro che adesso ci si aspetta, ci si attende un'inversione di marcia. Ci ricordiamo di Galeone, qui bisogna, cioè, il Pescara ha avuto dei momenti splendidi e dei momenti meno splendidi. Oggi il Pescara, dopo una scalata così importante l'anno di Zeman, è andato in Serie A, ha avuto lo scotto della Serie A, l'inesperienza della Serie A, quindi ne ha prese, e poi è tornato in Serie B e adesso si deve assestare a una sua entità importante, che è una squadra protagonista nel far bene in un campionato difficilissimo che è la Serie B. Bene, sono le 19:32, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torneremo in studio per parlare ovviamente anche del Lanciano, che ha iniziato invece meglio sicuramente il campionato del Pescara, sfiorando la vittoria ieri in casa del Varese. Come with me. Come with me. Abruzzo del pallone, abbiamo chiuso praticamente il discorso relativo al Pescara, apriamo quello sul Lanciano. Lanciano che dopo il pareggio rocambolesco a Catania, ma sicuramente più che meritato, la vittoria con la Modena, ieri è andato a pareggiare a Varese. Dopo essere andato in vantaggio il team rossonero è rimasto in 10 per l'espulsione di Thiam, ha subito il pari della formazione lombarda, ma la squadra di D'Aversa avrebbe probabilmente meritato anche qualcosa in più. Andiamo a vedere il servizio proprio su Varese e Lanciano, 1-1 il risultato finale. Varese Virtus Lanciano va in archivio con un 1-1 che va bene ai colori rossoneri in 10 per tre quarti della gara. Un altro punto in trasferta, un'altra prestazione certamente positiva per l'11 di Roberto D'Aversa, che conquista il quinto punto in campionato e prosegue sui binari giusti, quelli della terza annata in serie cadetta. 4-3-3 iniziale con degli adattamenti che il tecnico virtussino dovrà obbligatoriamente rivedere per via del rosso mostrato a Mame Babatiam, pronti via, ed il Lanciano passa subito in vantaggio. Ad interrompere gli equilibri della contesa ci pensa Gaetano Vastola di testa su preciso invito di capitan Carlo Mammarella. Rivediamo il suggerimento per il centrocampista di Pompei, che ritrova la gioia del gol a distanza di oltre un anno. Il Varese non ci sta e prova a farsi sotto affidandosi a Bruno Petkovic, ma Nicolas non ha problemi. Ecco Corti, ma il tiro del calciatore lombardo è centrale. Thiam tocca Borghese e per Maresca non ci sono dubbi. Rosso diretto per il senegalese e Lanciano in 10. D'Aversa chiede a Grossi e Gatto di dare manforte a centrocampo, ma la Virtus non stravolge nulla. Il Varese si fa vedere con un calcio di punizione e poi si affida ad un colpo di testa di Neito Pereira senza creare problemi alla retroguardia frentana. Petkovic sul finale di prima frazione di gioco tenta il gran colpo di tacco, ma la sfera si spegne sul fondo. L'ultimo acuto del primo tempo è di Gatto, ma Bastianoni c'è.
Nel secondo tempo D'Aversa manda in campo Monachello, ma il brivido più clamoroso lo fa correre a Lanciano un colpo di testa di Paolo Grossi nella sua porta, ma i legni salvano i rossoneri. Il Varese ci prova poi dalla distanza a sorprendere i frentani con una palla che fa la barba al palo. Pressione varesotta premiata con un gol di Neto Pereira, che abita a deludere l'intervento di Stefano Ferrario a fissare il risultato della contesa sull'1-1. Nel finale i padroni di casa provano il tutto per tutto, prima con Cristiano e poi con un colpo di testa, ma il risultato al triplice fischio finale non cambierà. Buon pari dunque per la Virtus, che dimostra la propria caparbietà agonistica portando a termine della contesa un punto importante in una gara dalle tante insidie. E questo è il servizio di Alessio Giancristofaro su Varese e Lanciano. Cimini, Lanciano quest'anno gioca praticamente con la stessa squadra dell'anno scorso, quasi tutti i nuovi sono in panchina. Questo cosa vuol dire? Dire che così scarto Baroni non è. Sta raccogliendo ancora i frutti del lavoro di Baroni, quindi, probabilmente. Ma poi onestamente, a parte gli scherzi, devo dire che il Lanciano è d'applausi. È veramente una società d'applausi di quello che stanno facendo e di cosa continuano a fare. Perché una piccola cittadina come il Lanciano riesce a fare una Serie B e stare sempre anche ai vertici, quindi è solo d'applausi. Prima, durante il servizio, lei mi stava raccontando un fatto accaduto a Teramo qualche anno fa, insomma, quando il Teramo era in Serie D, se non mi sbaglio, sì. Il Lanciano in Serie C, voi avevate durante un amichevole, credo, con Lanciano. Io mi innamorai di un giocatore. Certo, innamorai. Diciamolo il quale. Capitano, Amarella. Amarella. Sì. E poi come andò a questo finire? Si vede. Ma ci fu un tentativo di strapparlo a Lanciano? No, questo è il capitano del Lanciano. Mi ricordo che questo aveva questo modo di calciare la palla che mi ricordava un po' Mihajlovic, quel sinistro così forte che entra in area, questa palla così forte. Ci aveva visto bene però. Mi piacciono i mancini, devo dire che i mancini mi piacciono sempre. William, allora, questo Lanciano, come l'anno scorso, ha iniziato il campionato sicuramente in maniera positiva. Tra l'altro, insomma, il calendario non è stato un calendario facile. Prima giornata a Catania, seconda gara col Modena, che ieri tra l'altro ha vinto in casa, trasferta a Varese, che resta sempre un campo ostico. Eppure, insomma, cambiano gli allenatori, però a Lanciano, insomma, la squadra fa sempre bene e regala soddisfazioni ai tifosi. Ma questo ha ragione il presidente, al di là della bravura di D'Aversa, la squadra pratica un gioco dettato dall'allenatore Baroni e quindi gioca a possiamo dire che il Lanciano gioca quasi memoria, a memoria. Esatto, e quindi è importante dare seguito. La società è stata brava anche a non stravolgere, diciamo, la squadra, per cui stanno raccogliendo i frutti ancora oggi, che per quello che hanno seminato anche l'anno scorso. Sì, tra l'altro io mi ero avvicinato erroneamente in favore di telecamera per vedere il risultato del Menti di Vicenza, dove la Ternana continua a vincere per 1-0 sulla formazione di casa. Ricordo il gol di Avenatti nel primo tempo. Se Maurizio Daguì, regia, è pronto, possiamo vedere anche qualche messaggio che è arrivato da parte dei nostri telespettatori. Poi parleremo di Lega Pro. Allora iniziamo con questo primo messaggio. Grande. No, ancora qualche secondo prima di leggere gli sms. Dicevo, la Ternana che continua a vincere per 1-0 a Vicenza. Eccolo qui il primo messaggio. Grande Ercole, ora sfruttiamo questo doppio turno casalingo, però un occhio al mercato, un terzino sinistro e un centrocampista che sappia dettare i tempi. Arriverà qualcuno, per piacere non ci leviamo Amadio, però secondo me è un ottimo giocatore, ci salveremo Pino. Questo è un tifoso del Teramo che si rivolge a lei, presidente. Vogliono già si parla di mercato, però il mercato è chiuso. No, il mercato, il Teramo, il mercato l'ha fatto. Poi, secondo me, se capita sempre qualcosa di importante da fare durante il campionato, penso che non vi tirerete indietro come avete sempre fatto. Il fatto della salvezza per noi è l'obiettivo principale della società.
E poi non scordiamoci sempre che noi abbiamo questo bel giocatore che noi abbiamo preso con tanta, con tanto, dove credevamo tanto a questo giocatore che ama Dio. Purtroppo lui ha avuto prima una distorsione alla caviglia, poi per recuperare in fretta adesso c'è questo piccolo affaticamento. Speriamo di riaverlo e avremo un giocatore voluto fortemente dalla società e voluto fortemente dal mister. Vediamo se c'è un altro messaggio, chiedo sempre alla regia, eccolo qui, mitico Ercole, sono convinto che con due ritocchi in difesa e centrocampo ci salviamo sicuro, ho sentito che arriverà subito qualcuno, cosa c'è di vero? Sempre forza diavolo, Cimini e Campitelli siete unici, Paolo ovviamente credo anche qui da Teramo, insomma. Soddisfatto, Presidente, un altro messaggio, grande Teramo, vice, a che ora parte il bus navetta da Piazza Garibaldi mercoledì sera? Eh sì, perché mercoledì sera c'è il turno infrasettimanale. Sicuramente ci sarà, lo andremo a spiegare meglio nel sito, oppure sicuramente lo faremo, non lo so ancora a che ora, perché lì sarà sicuramente l'ufficio stampa che poi darà quello che sono gli orari per bus navetta. Siamo già entrati in clima Teramo Ancona, ricordiamo che mercoledì alle 20:30 c'è questa importante gara, questo turno infrasettimanale al Bonolis, arriva l'Ancona, insomma quasi un derby, insomma aria di derby comunque. Per me il derby sono con le squadre abruzzesi, quindi l'Ancona, mi ricordo l'ultima volta che l'ho incontrata, è stata una giornata di festa perché noi eravamo saliti in serie in Lega Pro. Dopo 3-4 anni di scalate meravigliose, mi ricordo che l'ultima partita perdemmo 2-1 perché noi eravamo già con lo spumante dentro le borse e loro vinsero 2-1 contro di noi. Speriamo che questa volta venga, ci divertiamo più noi, ma nel risultato. Io direi, William, di chiudere il discorso sul Lanciano prima di entrare nel vivo della Lega Pro, parlando del Teramo dell'Aquila. Si diceva di questo Lanciano di D'Aversa che qualcuno probabilmente aveva sottovalutato in estate, questo allenatore che non aveva mai allenato alla prima esperienza, invece D'Aversa ha dimostrato, anche se siamo solo la terza giornata, insomma, di avere gli attributi da allenatore di livello. Sì, diciamo che ha preso molto da Baroni nell'esperienza dell'anno scorso e poi è amico di Conte, quindi per Conte è la stessa cosa. Lo è Baroni. Sono giocatori che non sempre i giocatori bravi sono bravi allenatori, assolutamente. Noi abbiamo anche degli esempi in casa, Bruno Nobili, Zucchini, lo stesso Repetto. Però c'è chi ha proprio questa predisposizione e la fortuna loro e anche di chi viene allenato da questi giocatori che mettono in campo e dettano il loro dettato è quello di un giocatore di esperienza e quindi i giocatori hanno tutto da imparare. Però voglio dire, per carità, il Lanciano sta facendo bene, è inconfutabile questo, però io sarei prudente per quanto riguarda sia il Lanciano che il Pescara. Certo, siamo solo all'inizio. Esprimere giudizi che praticamente poi magari siamo anche dei meriti importanti, insomma, potrebbero sì, a mister D'Aversa, cioè, certo, beh, tra l'altro abbiamo dei meriti importantissimi. Io darei anche dei meriti allenare la Serie sportivo. B non è perché era stato fatto buono prima e poi è normale che succede tutto positivo. I meriti 90% sono suoi. Tra l'altro io non so se lei è d'accordo, ma credo sicuramente di sì, che insomma grandi meriti bisogna darli alla società ma anche al direttore sportivo Luca Ho Leone, che ogni estate riesce a fare non l'ha detto come persona, però lui aveva accennato, William, appunto di questa società che onestamente sa far calcio e continua a fare un buon calcio. Anche se Luca Leone è stato contestato in altri tempi, la società è stata brava a tenerlo e quindi poi a far sì che i frutti arrivassero del lavoro di Luca Leone. Però ripeto, D'Aversa
ha ereditato una squadra che gioca a memoria, una squadra che ha fatto un ottimo campionato di Serie B, quindi un po' di facilitazione per quanto riguarda il suo è stato compito. Agevolato dal... Beh, mi pare di sì, no, un fatto è costruire una squadra nuova e dare qualcosa di proprio alla squadra. Un fatto succede invece... anche in Serie A. Certo, ma per carità, certo. Chi lo dice questo? Tutto il mondo è paese. Ecco, ogni campo... Allegri con la Juventus rischia perché dopo Conte praticamente non è che sia facile allenare la Juventus. Insomma, i risultati, insomma, sì, non è facile sì, prendere un'eredità anche, come quella di Conte. È ovvio che hai dei giocatori importantissimi, per cui poi vedremo nel prosieguo del campionato che cosa succederà. Però la squadra della Roma, per esempio, è una squadra con lo stesso allenatore che sicuramente farà un ottimo campionato. Che ha cambiato molto poco e che gioca anche la Roma. Ma praticamente la continuità, a memoria. Vedi, questo è il segreto. Il presidente Sebastiani ha rilasciato un'intervista al centro per quanto riguarda proprio pochi giorni fa, l'altra settimana. No, questa settimana praticamente. E ha parlato di programmazione. La programmazione del calcio è importantissima se vuoi raggiungere degli obiettivi importanti. Perché? Io faccio l'esempio del Verona. Il Verona con Mandorlini praticamente ha avuto parecchi anni questo allenatore, ha ottenuto un anno, ha perso la promozione in Serie A nei playoff col Pescara. Ha programmato, ha fatto programmazione e è andato in Serie A preparato. Ha fatto qualche ritocco. Ha sfiorato anche l'Europa il primo anno. Ha fatto qualche ritocco e si è salvata la grande. Noi purtroppo con Zeman. Speriamo che pure quest'anno faccio 21 gol Toni. Poi. Quando siamo. Sì, beh, certo. Qualcuno aveva. Facciamo questa digressione sulla Serie A. Qualcuno aveva dato per finito Toni, ma insomma. Io mi ricordo che in una trasmissione ci fu un'accusa contro Toni dove si diceva che non era buono per il Pescara. Onestamente parlare di Toni 21 gol in Serie B, insomma, in Serie A, pardon, però c'è da dire, anzi io direi che Prandelli ha sbagliato a non portarlo in nazionale perché era una forma splendida, perché ci sono anche dei momenti in cui un giocatore veramente io faccio sempre l'esempio di Rebonato, no? Prima e dopo Pescara Rebonato ha fatto nulla anche a Campobasso, non è che sia stato... Poi l'anno dopo a Firenze. L'anno dopo a Firenze, vabbè, però era la Serie A, la Serie A, chiaro. Però voglio dire, quell'anno comunque tirava, faceva gol. È stato un anno beh, capita, per gli attaccanti ci sono delle annate particolari che possono essere molto positive. Beh, poi ci sono quelli come Di Natale che segnano sempre. Tutti gli anni. Anche l'anno che è andato Immobile in Serie A. Sì. L'altro Immobile è andato in Serie A, ha fatto due gol con il Genoa, l'anno dopo è esploso. Ora si aspetta il primo gol di Immobile nella Bundesliga, ancora diciamo ha giocato diverse gare a buon livello, però questo primo gol tarda ad arrivare. Io direi di chiudere il discorso relativo al Lanciano, di aprire quello invece sulla Lega Pro. Ieri il Teramo è andato a vincere questa gara importantissima a Forlin, terra di Romagna. Noi andiamo a sentire le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Vivarini. Un commento a questa vittoria che mi sembra di poter dire è meritata, legittima, ma con il solito brivido finale dopo non averla chiusa sempre con la Padula, vero? Sì, ma il calcio è fatto di episodi. Noi purtroppo ci aveva detto male nelle partite precedenti. Oggi invece diciamo dovevamo fare il secondo gol con la Padula e poi per un soffio non abbiamo preso il pareggio dell'1-1 all'ultimo minuto di recupero. Insomma, il calcio vive di queste cose, però l'importante è che il Teramo ci sta, ha fatto una partita molto molto attenta, molto concentrata, concesso pochissimo al Forlì, che è un'ottima squadra. E quindi prendiamo con piacere questi primi tre punti e ci prepariamo ad affrontare la partita di Ancona di mercoledì. E oggi ho visto una squadra che veramente è stata in campo con un'attenzione su questi episodi quasi maniacale. Praticamente abbiamo alzato la cattiveria, la concentrazione, di conseguenza non abbiamo
Oggi non abbiamo subito assolutamente nessun pericolo da queste situazioni qui. Questo deve essere una costante per tutto il campionato, anche perché noi come altezza non è che possiamo dire che siamo una squadra altissima. È un successo che contribuisce a sbloccare in campionato il Teramo, anche alla luce del fatto che ora il Teramo avrà due partite consecutive in casa nel giro di una settimana, un vero e proprio toccasana. Sì, ma il problema è mantenere queste prestazioni. Io oggi avevo la paura che la squadra potesse risentire, diciamo, delle due sconfitte e non esprimersi con la solita, diciamo, cattiveria, la solita aggressività, mentre invece ho visto con piacere che c'è stato un grande spirito di squadra. Questo mi fa ben sperare per queste partite. È chiaro che adesso ogni partita ha una storia a sé, bisogna lavorare molto per preparare velocemente la partita contro l'Ancona. Però diciamo che in questo momento qui l'affrontiamo con più tranquillità. Oggi per esempio nel primo tempo eravamo molto molto contratti, molto attenti ma molto contratti, e magari ci portava a fare qualche errore di troppo in fase di possesso palla, ma quindi dobbiamo, ecco, sperando che questa vittoria ci ridia anche quella tranquillità che serve per dare qualità al gioco. Questo è un lavoro molto difficile, un lavoro particolare. Io, la pressione ci sta sia se vinci che quando perdi, quindi bisogna avere la capacità di mantenere sempre un certo equilibrio. Poi è chiaro che bisogna sempre stare molto tranquilli e lavorare, perché l'unica cosa che ti può dare la forza per fare bene è il lavoro. La squadra lavora molto bene e questo mi dava quella tranquillità che mi serve per affrontare i momenti difficili. Queste dunque le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini rilasciate al collega Andrea Costantini. Presidente, al 92esimo c'è stato quel gol fallito dalla Padula dinanzi al portiere, capovolgimento di fronte, gol mancato in maniera clamorosa dal Forlì. Sarebbe stata una beffa? Anche perché proprio non lo meritavamo quel gol, però bastava farla. Purtroppo chi è in mezzo al campo forse un po' di inesperienza, il ragazzo purtroppo invece di far correre la palla ha cercato di rimetterla, ma lui ha detto che si è trovato di colpo senza averla vista e quindi è stato come un rimpallo che gli è andato sul piede. Se prendevamo gol onestamente era un peccato, perché noi potevamo raddoppiare anche in altre occasioni, con 3-4 ripartenze potevamo far male meglio, un po' più. Però l'importante era vincere, per il morale, per questa iniezione di fiducia. Noi va detto anche che la nostra squadra è una squadra molto giovane, la squadra che cerca di fare sempre un buon calcio, come nella, diciamo, nello spirito di Vivarini. Le altre due partite non meritavamo assolutamente le sconfitte, sia a Pisa che in casa col Grosseto. Però lì sono rimaste le prestazioni e neanche un punto. Qui onestamente abbiamo giocato un po' più timorosi, però sempre con quella voglia di cercare di vincere la partita. Primo tempo si è visto un Teramo abbastanza contratto, nervoso, impaurito. Avevamo preso tre schiaffe per giocare. Pesavano quelle due sconfitte? Tanto. Ma pensava un po' a tutto l'ambiente, poi onestamente ci facciamo tuttora ancora delle domande se chi siamo in questa categoria. Andiamo a incontrare squadre importanti, dove il Pisa che ha fatto la Serie A, il Grosseto, l'Ancona, un po' tutte le squadre importanti di quelle che sono state negli anni. E noi siamo una squadra giovane che per la prima volta facciamo questo campionato di C, sia come società che come squadra, e quindi stiamo aspettando, dobbiamo essere umili, come ha detto il mister Vincenzo, di lavorare tanto, di essere più furbi, e poi io sono convinto che la squadra gioca un buon calcio, e bisogna avere alla fine un po' più di furbizia, il bel calcio, ecco, il gioco paga. Un po' più di cattiveria negli occhi, se questa squadra riesce a percepire un po' di cattiveria negli occhi, ci darà delle belle soddisfazioni. Prima lei ricordava, elencava queste squadre blasonate importanti che sono il vostro campionato, sì. Ancona, Ascoli. Qualcuno forse dimentica che 6 anni fa il Teramo non esisteva più,
che 5 anni fa giocava nel campionato di promozione. Qualcuno forse a Teramo probabilmente ha dimenticato quello che è accaduto nelle ultime stagioni. Questa è una mia domanda. Ma chi ha dimenticato queste cose non gli piace il calcio. Io sono voglio bene a quelle persone che si ricordano dove siamo iniziati. Chi non ricorda dove abbiamo iniziato a me non mi interessa. William, tu segui ovviamente anche gli altri campionati oltre che quello di Serie B, insomma Teramo e L'Aquila sono in un campionato, in un torneo importante, Ascoli, Ancona, insomma noi ricordiamo anche le partite, i derby con il Pescara in Serie B qualche stagione fa, insomma è un campionato difficile, un campionato importante per il Teramo, confrontarsi con queste realtà è sicuramente importante. Beh, io credo che la società abbia fatto bene e abbia allestito una squadra buona. Vivarini io l'ho sempre ammirato perché è un allenatore bravo, molto bravo, umile e che sa farsi voler bene dai giocatori e da chi lo attorna. Praticamente credo che quest'anno il Teramo, al di là della partenza falsa, con squadre però che diceva il presidente, insomma non il Pisa doveva essere ripescato in Serie B, la partita è stata in dubbio fino all'ultimo certo. Giorno il Teramo è partito per andare a Pisa sapendo forse di non giocare, poi è stato ripescato il Vicenza, sì, forse è meglio per il Pisa, al di là dei contributi di cui avrebbe usufruito, però voglio dire il Vicenza è stato ripescato, ma aveva una squadra di Serie C e sta dimostrando che, perché poi quando si fa la postergazione della chiusura del mercato per quanto riguarda la squadra che è stata ripescata, io credo che il mercato non è che offrisse tanto e per cui è rimasta con la stessa squadra. Io tra l'altro credo che siano terminate le gare iniziate alle 18 e parlo di Vicenza-Ternana con la vittoria della Ternana, vediamo la grafica in perfetto sincronismo con le mie parole, vediamo dunque Vicenza-Ternana 0-1, questo è il risultato finale, dunque in virtù di questo risultato vediamo se possiamo vedere la classifica aggiornata, eccola qui con la Ternana che fa un bel salto in avanti in classifica e si porta al secondo posto dietro proprio al Perugia, insomma pensate tra qualche settimana ci sarà il derby Perugia-Ternana che torna a distanza di diversi anni, che derby sarà questo tra i biancorossi e rossoverdi, e vediamo anche l'altro posticipo, eccolo qui, cambiato ancora il risultato perché il Pisa ha battuto il Gubbio per 3-1, stesso risultato della gara inaugurale con il Teramo e il Pisa in virtù di questo successo è primo in classifica con il Pontedera, entrambe a 7 punti, e le due toscane, Pontedera che sarà il prossimo avversario dell'Aquila mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale. Noi a proposito dell'Aquila andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del direttore generale della formazione rossoblu, Ercole Di Nicola. Di Nicola, passi in avanti rispetto ad Ascoli, sì, atteggiamento più propositivo della squadra, errori difensivi che però si pagano a caro prezzo. In questo momento ogni volta che facciamo un errore la paghiamo grossa, ripeto, oggi non è stata una grandissima partita, però penso che il secondo tempo abbiamo dato prova di forza, abbiamo cercato in tutti i modi di fare gol, abbiamo preso il rigore e poi abbiamo cercato nuovamente di fare il 2-1 e penso che quel palo interno grida vendetta. Vecchia guardia decisiva, l'ingresso di Corapi, una lettura sul suo iniziale non impiego, quale è secondo lei? Ah no, noi dobbiamo pensare che questo è un gruppo importante, un gruppo dove tutti devono dare il loro contributo e tutti possono fare qualcosa di importante per la causa rossoblu. Dobbiamo stare tranquilli, non guardare la classifica perché sarebbe deleterio, noi dobbiamo pensare a fare più punti d'ora in avanti. 3 partite 2 punti l'anno scorso, delle volte sono successe anche 3 partite 0 punti, diciamo che sono successe in queste 3 gare, quindi rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di eliminare gli errori che in questo momento stanno facendo la differenza in negativo per noi e dobbiamo lavorare. Un giudizio infine sulla catena di destra, Zappacosta-Ceccarelli, entrambi di fatto all'esordio del primo minuto, bene.
No, i ragazzi oggi non possiamo dire nulla, si sono impegnati tutti dal primo al novantesimo, hanno dato tutto quello che avevano, è normale che dopo una settimana particolare, due partite con un punto, non era facile prendersi le responsabilità. Io penso che questi ragazzi l'hanno fatto e ripeto, grida vendetta quel palo finale e quell'errore dell'1-1. Come with me. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, continuiamo a parlare ancora di Lega Pro. Io voglio fare due domande al presidente Cimini, una sull'Aquila, un giudizio anche se dall'esterno, insomma, squadra abruzzese che gioca nel campionato, anche se lei non l'ha vista giocare, insomma, le chiedo un giudizio sull'Aquila e secondo lei quali possono essere gli obiettivi del rossoblù quest'anno? No, io non parlo mai degli altri. Abbiamo tanti dell'altra formazione abruzzese di campionato. Secondo me l'Aquila ha un bel gruppo, una bella rosa. L'organico è un organico di primo ordine. Una società importante, quindi sicuramente farà molto bene. Oggi in questo momento forse tante cose non gli riescono, ma speriamo che gli riusciranno nel tempo. Ma c'è stata qualche polemica nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, Pagliari, silenzio stampa, poi insomma, come succede un po' da tutte le parti, quando non arrivano i risultati, anche all'inizio, è successo anche a Teramo in passato, insomma. Ritengo Pagliari una persona seria, penso che all'Aquila abbia fatto tanto, e se lui ha deciso di agire in questo modo avrà le sue ragioni, ma non sono la persona indicata per poter entrare in merito sulle problematiche, se sono problematiche, dell'Aquila Calcio. Gli faccio il migliore in bocca al lupo per fare bene, perché è una squadra abruzzese e speriamo che faccia bene. Speriamo che faccia meno del Teramo, però speriamo che faccia bene. Speriamo che dopo il Teramo arrivasse loro. Allora, guardiamo al prossimo turno, Presidente. Allora, questa gara di mercoledì sera con l'Ancona, ecco qui, tra l'altro possiamo leggere insieme le gare della quarta giornata, si giocherà il turno infrasettimanale mercoledì, Ascoli-San Marino, Carrarese-Grosseto, Gubbio-Spal, Pontedera-L'Aquila, Prato-Lucchese, Pro-Piacenza-Tutto Cuoio, Reggiana-Pistoiese, Sant'Arcangelo-Forlì, Savona-Pisa e Teramo-Ancona. Allora, Cimini, Teramo-Ancona, insomma... Mi piace molto vincere con le marchigiane. Le piace vincere con le marchigiane? Moltissimo. Non le sono simpatiche le formazioni marchigiane? Mi piace vincere con loro. Mi piace vincere con loro perché mi piace. Tra l'altro mercoledì arriveranno anche diversi tifosi da Ancona, ci sarà una nutrita rappresentanza di sostenitori biancorossi. Insomma, la speranza è quello di vedere... Dei tifosi di Ancona ben vengano, però sono convinto che arriveranno anche tanti tifosi del Teramo. Quello le volevo chiedere, la società è soddisfatta della presenza di tifosi allo stadio quest'anno e degli abbonamenti? La prima partita penso che siamo rimasti soddisfatti. Teramo è una città che ha bisogno di carica e noi dobbiamo essere bravi a dargli la carica giusta, e poi Teramo risponde come sempre ha risposto nei momenti importanti. Vi aspettavate più abbonamenti quest'anno? No, ci aspettavamo quelle che hanno fatto. Noi ci aspettiamo più persone la domenica, poi gli abbonamenti se erano giusti o meno, una società si aspetta sempre di più, perché fa parte dell'odierno, aspettarsi sempre di più da quello che uno fa e mette in preventivo. Però se il Teramo deve, il Teramo è una città un po' seduta, un po' attenta, vigile, però se poi si accende darà tante soddisfazioni. Dall'esterno le faccio una domanda, io da tanti anni, ormai purtroppo dico, da tanti anni faccio questo lavoro, ricordo il Teramo al vecchio comunale, era un'altra cosa, insomma c'è ancora un po' questa polemica, questo strascico per il fatto insomma, che il Teramo sia andato a giocare nel nuovo stadio, quando il comunale, tra virgolette, se mi consente il Teramo, era un po' una fossa dei leoni, dove era sicuramente molto più difficile fare risultato. Guarda, io penso che nella vita si migliora sempre e secondo me... Senza nulla togliere al nuovo stadio di Se quel vecchio comunale... Chiaro,
era stato abbattuto, doveva fare una casa del Teramo Calcio. Poteva anche, l'unica cosa che onestamente non sono riuscito a capire, che se si abbatte una scuola si faccia un'altra scuola per migliorarla. Noi abbiamo migliorata questa struttura, però non è proprio del Teramo. Quindi si poteva fare secondo me qualcosa di diverso, però ognuno poi, abbiamo parlato tante volte di questo stadio, di questo comunale, abbiamo parlato tante volte del nuovo stadio. Se ne è parlato forse anche troppo. Io siccome non sono presidente del Teramo Calcio, sono vicepresidente del Teramo Calcio, però sono presidente del settore giovanile. Noi abbiamo bisogno soltanto di un campo per allenare i ragazzi. Perché a me, no, oramai noi non ci torniamo più sulla questione stadio, però un campo per allenarsi sti ragazzi che onestamente portano in giro il nome di Teramo giocando con squadre importanti che Pescara, Roma, Lazio, campo ci penso vuole. Che proprio lo meriterebbero, e siccome è stato promesso, prima o poi arriverà. Vediamo se ci sono altri messaggi, credo di sì, prima di aprire il discorso relativo alla Serie D. Ecco qui, buonasera, il Pescara giocava con una delle pretendenti alla promozione, le partite si analizzano guardando due squadre, non una, grazie Tony. Allora... non credo proprio che il Bologna sia una delle squadre pretendenti alla Serie A, perlomeno per quello che si è visto l'anno scorso e anche in questo inizio di stagione. Noi lotteremo come lo scorso anno, voi pensate a salvarvi, non riusciamo bene a capire chi sia il noi e il loro. Campitelli e Cimini, per voi un monumento andrebbe fatto. Ercole, però non credi che manchino due elementi di esperienza, uno in difesa e uno a centrocampo? Sempre Forza Teramo, Fabio. Cimini, i tifosi puntano sempre il discorso sul mercato. Siccome mattina devo parlare con Luciano, devo dire Luciano qua. Ci vogliono due elementi, non bisogna vedere se sono gli elementi per i dubbisti oppure gli elementi per Vivarini. Noi dobbiamo, noi dobbiamo vedere se ci sono elementi che facciano comodo al Teramo Calcio. Vediamo quest'altro messaggio che riguarda il Pescara. Ripartiamo dal secondo tempo con il Bologna, la squadra c'è, manca solo una punta da 20 gol, finalmente abbondanza di centrocampisti, mentre l'anno scorso abbiamo giocato con i terzini a centrocampo. William, 20 secondi, il tifoso chiede un attaccante da 20 gol. Maniero, secondo te è un attaccante che può garantire, se non 20 gol, un bottino? Io sono pessimista per quanto riguarda Maniero, purtroppo, è una mia sensazione. Stasera sei un po' troppo pessimista. È una mia sensazione, perché peraltro ci si è meravigliati tantissimo che l'anno scorso abbia fatto 13 gol. Perché? Perché Maniero non era considerato un gollaro proprio, un bomber. E speriamo che ci spari. E che lo diventi. Speriamo che ti spari. Io pure. Se fa 20 gol, per carità, vado lì e gli bacio il piede. Vediamo se c'è qualche altro messaggio, andiamo avanti, altrimenti passiamo. Eccolo qui, oggi ho visto un grande Chieti e vorrei mettere in evidenza che i tre gol segnati sono stati realizzati da giovani del 96, e noi approfittiamo di questo messaggio per aprire il discorso sulla Serie D, perché oggi il Chieti ha vinto per 3-0 con il Celano. C'era per noi al Guido Angelini Andrea Costantini. Derby senza storia all'Angelini, il Chieti supera il Cirano con un secco 3-0 che non ammette repliche e che ha messo in evidenza un paio di diciottenni di belle speranze tra i neroverdi, Carlini e soprattutto Orlando, per quest'ultimo due gol e altre giocate pregevoli. Gara dominata in lungo e in largo dal Chieti contro i marsicani, che si sono dimostrati poca roba a dispetto degli ultimi quattro precedenti in Lega Pro, che parlavano di una vittoria marsicana e tre pareggi. Il tecnico teatino Ronci recupera dalle rispettive squalifiche centravanti Bano e Arcamone, il primo in campo, il secondo in panchina. Nel 4-3-3 Esposito e Orlando agiscono ai fianchi dell'armadio laziale, nel Celano ancora squalificato l'allenatore Pasquale Luiso, al suo posto il mister della Juniores Alessandro Conti, c'è Mercogliano in appoggio della prima punta Buongiorno, ex Messina. Passano 8 minuti e mezzo ed è già a vantaggio per il Chieti con Francesco Orlando, il quale con questo tracciante da oltre 20 metri inaugura la sua bella giornata e fa spellare le mani ai tifosi dell'Angelini. Celano in balia dell'11 di Donato Ronci, il raddoppio è già nell'aria.
aria. Il Chieti ci va vicino al quindicesimo con il duetto Vano Esposito, fuori di poco il diagonale del fantasista Molisano, e poi arriva al diciannovesimo sugli sviluppi di un corner. La palla arriva a Orlando, la cui conclusione sporca passa in mezzo ad un mucchio di persone e sorprende Amabile. Doppietta per il giovane Tarantino e gara già in ghiaccio. C'è solo il Chieti che al 38esimo sfiora il tris. Orlando stavolta è l'assistman. Vano clamorosamente non riesce a spingerla dentro, ad un passo dalla linea di porta. Ripresa e subito due novità per il Celano: calabrese e Suleman per Lupo e Mercogliano. Centrali il tentativo di Piccerilli in apertura di secondo tempo, al quarto punizione di Vitale per Prinari che non impensierisce Amabile. Il primo vero lampo ospite arriva per merito di Suleman, bella solo ma Schina fa buona guardia. Al 17esimo sono ancora evidenti le lacune celanesi, Vano prova ad approfittarne ma Amabile recupera la posizione. Lo stesso Amabile blocca il rasoterra di Esposito, con il Chieti in pieno controllo Ronci usa la panchina, dentro Di Pietro, Carlini e Arcamone. La più grossa palla gol ospite arriva al 36esimo, uscita di Schina non perfetta, calabrese spara alle stelle, il potenziale 2-1. E a un minuto dalla fine il Chieti cala il tris, gioia per Carlini che gira in rete il cross basso di Prinari. Buon Chieti da testare contro avversari più tosti, per il Celano c'è tanto da fare per migliorare. Nel dopogara Donato Ronci e Luigi Amabile. Sì, abbiamo fatto una buona partita, l'approccio è stato ottimo, volevamo questa vittoria, ma soprattutto più che la vittoria volevamo una grande prestazione davanti al pubblico. Stiamo crescendo, stiamo lavorando bene, è chiaro che ci sono ancora tanti margini di miglioramento, la squadra deve fare quello che ha fatto a tratti, la deve riuscire a fare con continuità per gli interi 90 minuti. Poi è normale che il secondo tempo abbiamo gestito un po' più il risultato, rifiatando un attimino, aspettando magari l'occasione per colpirli. Nel complesso sono contento, però c'è tanto da lavorare sotto tutti i punti di vista, quindi andiamo avanti. Da lavorare c'è sempre, è normale, perché comunque siamo una squadra molto giovane, partiti un po' in ritardo, ma questo non deve essere un alibi, anche perché abbiamo dimostrato in Coppa Italia di affrontare due squadre che comunque giocano nel nostro girone contro Fermana e San Nicolò, e siamo stati molto più bravi rispetto alle partite, anche se abbiamo incontrato la Maceratese e il Chieti, che sono due squadre blasonate per la vittoria del campionato. Quindi niente, adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla partita di domenica, un'altra partita difficile con la San Benedettese. Presidente Cimini, prima si parlava di grandi piazze, di grandi squadre in Lega Pro, ma in Serie D nel girone F non si scherza: San Benedettese, Campobasso, Giulianova. Insomma, queste sono società che fino a qualche stagione fa militavano in campionati superiori. Militavano. Voglio dire, insomma, è un campionato di Serie D comunque con piazze importanti. Un campionato bello, dove anche lì il discorso della tessera del tifoso, c'è anche più gente allo stadio. Un campionato che veramente è stato, noi abbiamo fatto due anni importanti lì, tante soddisfazioni. Possiamo rivedere. Mi dispiace oggi non vedere il nostro girone la San Benedettese, mi dispiace oggi non rivedere il nostro girone il Chieti, mi dispiace non vedere il nostro girone il derbissimo che era con Giulianova. Ha un po' anticipato la mia domanda, insomma, i tifosi ovviamente a distanza di qualche anno pensano a questo derby, secondo lei quando tornerà questo Teramo Giulianova? Quando tornerà non lo posso sapere. L'importante è che loro devono capire, cioè capire come vogliono tornarci, perché oggi fare il calcio è importante, ma bisogna anche organizzarsi molto, e quindi sono convinto che per riorganizzarsi dopo le brutte esperienze di Giulianova non è facile attrezzarsi. Vedo molto, molto, molto bene, vedo molto i Chieti con un allenatore molto bravo, una società importante, proprio il presidente Bellia è veramente un gran tifoso. Presidente Bellia ogni anno a fine campionato dice, William, di voler lasciare, poi resta sempre al timone e riesce comunque a fare sempre delle squadre. Io auguro al Chieti che il presidente Bellia dica sempre di volersene andare, perché poi rimane. Il problema sarà quando il signor Bellia non parlerà più.
E noi continuiamo la carrellata di servizi sulla Serie D, il girone F, perché il Teramo ieri ha battuto il Forlì, un'altra formazione teramana, il San Nicolò, oggi ha superato in casa la Jesina per 2-1. Vediamo il servizio. Dopo l'ottimo pareggio di Fermo, la matricola San Nicolò fa il suo esordio dinanzi al pubblico amico, battendo con pieno merito la Jesina e conquistando il primo successo della stagione, lanciando allo stesso tempo subito un importante segnale al campionato. Occhio alla squadra di Epifani, che potrebbe davvero essere la sorpresa del girone F. Al secondo c'è però subito un pericolo per gli abruzzesi, con Marini che colpisce di testa il palo sugli sviluppi di una punizione. I biancazzurri cercano di prendere in mano il pallino del gioco. Al decimo è Petroni con un bel tiro cross a chiamare Tavoni alla parata in angolo. Passa un minuto e tocca a Stivaletta cercare il gol della domenica con una conclusione di poco fuori misura. I ragazzi di Epifani accelerano e al 28esimo arriva la più ghiotta delle occasioni con Capitan Petronio, che pesca in aria tutto solo Bisegna, che conclude però addosso a Tavoni che salva. La Jesina si rivede solo al 29esimo su punizione, ma Digifico è attento e respinge con i pugni. La gara si vivacizza e alla mezz'ora è Tarquini, da posizione angolata, a impegnare ancora l'estremo marchigiano. La formazione teramana al 32esimo trova il gol, ma quando Bisegna tocca in rete è in evidente posizione di offside. La gara resta in parità, ma solo fino al 43esimo, quando Tarquini serve al bacio Iaboni, che con un tiro angolato beffa Tavoni. La ripresa si apre al secondo con un'occasione colossale per il San Nicolò e con Micolucci che, anziché tirare a due passi dal portiere marchigiano, cerca un improbabile assist per un compagno. I biancazzurri ci riprovano al terzo con Chiacchiarelli, che in aria ciabatta la conclusione al lato. Al 20esimo lo stesso giocatore crossa centro aria per Iaboni, che arriva con un attimo di ritardo sul pallone. I marchigiani soffrono la pressione biancazzurra e si vedono solo al 25esimo con una punizione di Francia parata da Digifico, ma il raddoppio del San Nicolò è nell'aria, arriva puntuale al 27esimo con Bisegna che spinge la palla in rete a due passi da Tavoni su perfetto cross di Chiacchiarelli. Per i biancazzurri il raddoppio vale la vittoria, visto che nei minuti restanti accade poco, con una buona opportunità per Lippo e il gol al 49esimo con Traini, che trasforma un rigore concesso per fallo di Petronio su Tittarelli. Ma il San Nicolò può davvero far festa. Credo che il risultato è riduttivo, penso che la squadra ha fatto quello che doveva fare. Abbiamo giocato con personalità, con grande determinazione. Abbiamo concesso quasi niente alla Jesina, che la temevamo perché lì davanti è un giocatore pericolosissimo sulle palle aeree. Credo che un allenatore oggi deve essere soddisfatto, però nello stesso modo deve pensare che il campionato è lunghissimo e questo è solo un risultato che ti dà motivo di lavoro settimanale e prendere confidenza in questo campionato, che è un campionato terribile. Dopo il pareggio di Fermo, questa vittoria dopo 180 minuti, ovviamente è inutile parlare di classifica, però il San Nicolò ha già detto in queste due gare di voler essere comunque protagonista in questa stagione, in questo campionato. Ma noi non ci nascondiamo dietro un dito, vogliamo fare bene, cioè, abbiamo costruito una squadra per far bene, però credo che dobbiamo pensare, come abbiamo pensato l'anno scorso, domenica dopo domenica. Adesso l'impegno più importante è domenica prossima il Campobasso, non facciamo tabelle, dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo migliorare in alcune cose, però sappiamo che possiamo dire la nostra in questo campionato. Siamo partiti bene, abbiamo avuto un'occasione importantissima, penso dopo due minuti. Mi sembra che ci sia arrivato il portiere, abbia fatto un gran miracolo e poi per il resto siamo stati in difficoltà per tutta la gara. È venuto fuori un San Nicolò importante, noi ci siamo un pochino allungati e non riuscivamo a pressare come siamo soliti fare e sono andate male diverse cose sia da parte degli esterni sia da parte un po' tutti sottotono, i miei ragazzi, quelli che solitamente fanno la differenza, oggi non l'hanno fatta e ne è uscita questa partita brutta da parte nostra e direi ottima da parte del San Nicolò. Queste dunque le impressioni del tecnico del San Nicolò Massimo Epifani e del trainer che abbiamo ascoltato in chiusura di servizio della Jesina. Cimini, questo San Nicolò, insomma, questi cugini biancazzurri neopromossi in Serie D potrebbero essere davvero la sorpresa di questo campionato. Insomma, dopo il pareggio di Fermo, la vittoria oggi con la Jesina. Io glielo auguro, anche perché San Nicolò non è più proprio una matricola, nel vero senso della parola, una società importante. Anzi, come poche importanti in questa categoria ce ne sono, hanno fatto una buonissima squadra, di persone, giocatori importanti,
dirigente importante, quindi non gli manca nulla per poter far bene. San Nicolò che nel prossimo turno affronterà il Campobasso, si giocherà sempre al Gaetano Bonolis di Pianodaccio. Questo è il prossimo turno, andiamo a vedere brevissimamente Fano Giulianova, Miternina Chieti, Celano San Benedettese, Civitanovese Maceratese, Fermana Vispesaro, Jesina Matelica, Agnonese Recanatese, San Nicolò Campobasso, come dicevamo, e Termoli Castelfidardo. E a proposito del Campobasso, andiamo a vedere questo pareggio casalingo dei Lupi Rossoblu con la Miternina, formazione aquilana che ha sfiorato anche il colpo grosso. Per il Campobasso l'esordio in casa contro la Miternina è frutto di un primo tempo negativo, di una ripresa migliore con un uomo in meno. Sembra quasi il replay della gara di Iesi. Il pari è giusto, tenuto conto anche di qualche ghiotta chance per gli abruzzesi. Ne ha avute delle buone anche il Campobasso. Ottima la risposta della città, si gioca di fronte a 1500 chiassosi spettatori. Arbitra Carella di Bari, il primo spunto è ospite al terzo cross di Lennart, capocciata di Gizzi. Palla a lato, meglio la Miternina, avvio incerto del Campobasso al sesto. Palla al limite per la girata fuori misura di Ciccio. Il Lupo si fa vivo dopo 16 minuti. Petto di Miani per Todino che calcia con deviazione avversaria in angolo. Da annotare una serie di palloni controllati male da Di Gennaro e più in generale un Lupo sterile benché si riversi con tutti gli effettivi nella metà campo aquilana. Al 25esimo una lite scuote la gara e quella tra Lennart e Di Gennaro. Carella decide giallo per entrambi. Lupi velenosi al 27esimo, azione geometrica da Fazio a Miani, cross con tuffo a vuoto di Cianci, azione viva ma poi vanificata da un tiro sbilenco di Nicolai. Due minuti più tardi, arresto dal limite mancino di Di Gennaro, non c'è troppa precisione, il pubblico applaude comunque. Fischi di Selvapiano invece sul ribaltamento di fronte quando Torbidone mette paura ai rossoblu calciando alto da posizione defilata. Palla gol enorme al 31esimo per i gialli quando Gizzi taglia la difesa di casa. Torbidone però sciupa il vantaggio solo davanti a Conti. Farina comanda a Monti di iniziare il riscaldamento. I Lupi difettano a centrocampo ed è troppo evidente. Al 38esimo il Campobasso batte un angolo. Il signor Carella ferma il gioco, ammonisce un giocatore ospite e poi decide che bisogna riprendere con la ripetizione del corner. Un minuto di recupero al termine di un primo tempo tutt'altro che spettacolare. Passiamo alla ripresa quando devono trascorrere solo due minuti per un rimpallo che sorride al Campobasso, ma Todino lo sciupa così sotto la Nord Scorrano. Al quarto Di Gennaro è lanciato verso la porta ospite, carambola su un avversario che cade. Secondo il direttore di gara, Di Gennaro rifila una gomitata al difensore della Miternina. L'attaccante napoletano si nota solo per questa espulsione. Dal 12esimo Farina si affida al salvatore di Iesi, Vitelli, in luogo di Todino. Farina passa un 4-3-2, la Miternina può fare un pensierino al colpaccio. Al 16esimo sinistro di D'Alessandris, porta non vista, si innesca a Selvapiano un certo torpore, ci prova al 22esimo Vitelli a interromperlo ma Di Fabio è reattivo. Qualche secondo dopo nei Lupi esce Cianci, entra Di Gioacchino, replica Angelone con l'ingresso del molisano Terriaca al posto di Torbidone. Il neo entrato calcia al 26esimo ma è elementare la presa per Conti. Problemi fisici per Vitelli, trattasi di residui di Iesi, l'attaccante chiede allo spray di fare miracoli. Mezz'ora esatta per la testata proprio di Vitelli su cross di Fazio, palla alta e poi partita finita per la punta calabrese che non ce la fa più, tormentato come è stato dall'inguine nei 13 minuti in campo. Entra Lazzarini, il Campobasso ora si fa apprezzare annullando lo svantaggio di un uomo. Terriaca divora il vantaggio al 36esimo, posizione corretta, stop e palla in bocca a Conti, lui stesso non crede al gol sbagliato. Al 43esimo pallone smistato da Terriaca, Minadeo per anticipare il neo entrato Ciannelli rischia grosso l'autogol. Gol. Nel minuto seguente limpida occasione per il rossoblu, cross di Nicolai, irruzione aerea di Miani al lato di un soffio, il pallone del possibile 1-0, non succede nulla nei 4 minuti di recupero che seguono, segnale distensivo a fine gara, squadra e pubblico si uniscono in un unico abbraccio, il connubio c'è ed è anche saldo. A Miternina dunque vicina al colpaccio a Campobasso, e nella Miternina gioca un giocatore, Torbidone, che credo il vicepresidente del Teramo conosca bene, ha giocato anche qualche stagione fa nel Teramo. Lui ha iniziato la carriera a Teramo, poi purtroppo le disgrazie del Teramo se le sappiamo tutte, lui è andato a Giulianova, poi da Giulianova è tornato a Teramo, un anno... Un talento inespresso, dice qualcuno, oppure no? Peccato che lui non... Io lo conosco molto bene perché lui è un 92, quindi posso dire che ha giocato anche insieme a mio figlio, quindi lo conosco benissimo, lui molto bravo. Peccato che lui non si è mai reso conto quanto è forte. Forse però
a questo giocatore la Serie D sta un po' stretta? Perché lui non sa quanto è forte. Se qualcuno, se lui, il giorno in cui riuscirà a capire quanto è forte, è sempre quel giocatore che ha 100, ma lui non aveva mai dato 100, perché è uno che si accontenta. Purtroppo per fare il calcio, per diventare qualcosa di più, non ti devi accontentare. Se lui si rende conto che comincia veramente a capire che il calcio è una cosa dove nessuno ti regala nulla, lui può essere veramente un gran bel giocatore, perché lui purtroppo, lui ha questo dono di vedere bene la porta, di fare gol, e ha sempre fatto tanti gol. Che non potesse esplodere mi è dispiaciuto tanto, anche perché l'anno che è stato a Teramo è stato l'anno di Cappellacci, è stato a Teramo e purtroppo quell'anno lì noi avevamo una corazzata. Era un po' chiuso da... Avevamo una corazzata non... non da poco. Poi l'anno dopo lui è tornato a Genova e ha fatto gol, poi è andato, l'anno dopo è andato a Mitellina e ha fatto gol, e quest'anno farà sempre bene. Bene, sono le 22 20... anni, anche ancora ragazzi. Sì, Paolo, di fare complimenti a un amico, più che diciamo Massimo Epifani, l'allenatore, che Galeone lo chiamava Effenberg perché era bravo come giocatore. E sta facendo si sta bene, confermando è una persona, anche ed è una persona molto umile, molto seria. Sì, sì, certo. Oggi io le butto qui la battuta, così giusto per chiudere. Ero a Teramo a seguire San Nicolò Jesina. Qualche tifoso del San Nicolò diceva: Epifani tra qualche anno sarà il nuovo allenatore del Teramo. Io mi auguro a Epifani di diventare l'allenatore del Teramo e Vivarini di allenare una squadra di Serie A. Io su questa battuta, questo augurio del presidente e vicepresidente del Teramo Ercole Cimini, concludiamo questa trasmissione. Sono le 20:33 minuti. Ringrazio il vicepresidente della società biancorossa. Le strappo una promessa di vederci tra qualche settimana di nuovo in questi studi per commentare, perché no, un'altra vittoria del Teramo, o comunque di vederla nei nostri studi dopo un altro successo della società. Ma io devo dire la verità, a me dà fastidio molto venire quando il Teramo vince. Ecco, stavo dicendo io. A me dà molto fastidio quando vince il Teramo, mi dà fastidio. Allora, quando le cose non dovessero andare bene, noi proveremo a chiamarlo. Ma certo. No, a me mi piace dare una pacca quando si perde. Quando si vince tutti sul carro, tutti dire siamo facile. Bravi e tutti. Quindi io sicuramente seguirò il campionato di Serie D, perché vorrei rivedere nel nostro, speriamo anche noi di salvarci, quindi di vedere una squadra che tengo sempre a vedere, questa tifoseria che mi accende la mia Teramo, dove io mi sento teramano al 100%. E solo una di queste, tutte queste squadre, solo una squadra mi dà un'emozione incredibile quando vedo i loro tifosi confrontarsi con i tifosi del Teramo. E qual è questa squadra? Speriamo che farà molto bene quest'anno. E quindi io, a quale squadra si riferisce? In tutti questi anni che stiamo, a Teramo, le emozioni che mi ha dato Teramo San Benedettese non me le darà nessuno. Quindi, anche perché ho sempre vinto, uscire a Riviera a vincere, oppure allo stadio di Teramo vincere, so che do vincere con la San Benedettese rispettandola veramente tanto. So che do una gioia ai miei tifosi in un modo impressionante. Grazie al vicepresidente del Teramo Ercole Cimini. Ringrazio il collega William Carosella, che ci verrà sicuramente a trovare prossimamente. Ringrazio voi per averci seguito. Vi do appuntamento per quanto riguarda l'Abruzzo del pallone domenica prossima. Grazie e buona serata.